vediamo i principi della dinamica sul libro Amaldi per i licei scientifici blu, primo volume. I principi della dinamica, le tre leggi fondamentali della meccanica, furono enunciati da Newton nel 1687, ma in realtà il primo principio fu già esposto, era già stato esposto da Galileo. Il principio di inerzia è un punto materiale, cioè un oggetto che si può schematizzare come se non avesse dimensioni ma soltanto massa, mantiene costante la propria velocità, quindi va di modo rettilineo uniforme se e solo se la forza totale su di lui è nulla. Come caso particolare, se all'inizio è fermo rimane fermo, ma se già si muoveva continua a muoversi con quella stessa velocità vettoriale. Si chiama principio di inerzia perché l'inerzia è la tendenza dei corpi a mantenere invariata la velocità. Un altro modo simile per definire l'inerzia è quanto è difficile cambiare la velocità di un corpo. Possiamo subito rispondere a questa domanda. Se improvvisamente l'attrazione di gravità del Sole venisse a mancare, i pianeti proseguirebbero a muoversi a velocità costante, ma non sulle orbite circolari, ma su traiettorie rettilinee, mantenendo l'ultima velocità vettoriale che avevano nel momento in cui l'attrazione gravitazionale del Sole si è ipoteticamente spenta all'improvviso. Quindi i pianeti andrebbero per la tangente a velocità costante di moto rettilineo uniforme. Come sappiamo, l'attrito spesso ci impedisce di vedere i principi di Newton, in particolare il primo principio, in quanto l'attrito tende a rallentare e fermare gli oggetti in movimento, facendoci credere che la tendenza degli oggetti in movimento è quella di fermarsi. Invece no, se non ci fosse l'attrito, gli oggetti in movimento proseguirebbero a velocità costante.